l'occasione dell'avvio dei lavori della Community Library della Fondazione di Bagno di Conversano. È stato un percorso molto lungo, siamo ancora forse neanche a un terzo di questo percorso, anche se tutta la parte progettuale, tutta la parte poi diciamo quella preliminare è sempre comunque un passaggio molto importante e anche molto faticoso. Siamo per avviare, questo iter è iniziato due anni fa con l'emanazione del bando Smart in Puglia, che prevedeva una serie di aree di intervento. Questa nello specifico era quella delle community library, delle biblioteche di comunità. La Fondazione di Bagno, il bando era rivolto, un bando per gli enti pubblici, per le istituzioni pubbliche, e però nella sua originalità prevedeva la possibilità di anche a soggetti privati in possesso di determinati requisiti di poter accedere al bando e poter intervenire. E così è stato. Abbiamo chiesto all'amministrazione dell'epoca l'autorizzazione, sono state avviate tutte le procedure, ci siamo presentati alla fase di verifica, di ammissione dei progetti al bando. Abbiamo superato in maniera abbastanza brillante e il risultato è che il progetto è il risultato quinto ex aequo, con un punteggio di 28 punti su 30, su 160 progetti, cioè 160, vado un po' così ad occhio, di cui 130 ammessi e 30 esclusi. L'orgoglio nostro è quello di essere riusciti a essere stati inseriti già nella prima assegnazione. Il bando prevedeva 20 milioni di euro di budget, di capienza, per un massimo a progetto di 2 milioni. Noi lo avevamo stimato sui poco meno di 800 mila euro, poi i progettisti vi racconteranno meglio nello specifico di che cosa consisterà l'intervento strutturale. E poi la regione ha volta sua, è stato un atto importantissimo, una cosa non mai vista in tutta Italia, quella di implementare il fondo fino ad arrivare a 120 milioni di euro, e quindi praticamente sono poi entrati quasi tutti quanti gli altri. Noi da subito abbiamo sempre riconosciuto l'originalità di questo bando, perché ha consentito di fare una verifica ex ante, cioè le condizioni di non solo di ammissibilità, ma di concretezza del bando sono state verificate prima, e quindi questo ha consentito agli esaminatori, ai valutatori, di poter avere più strumenti utili per poter giudicare la bontà di un progetto. Da parte nostra, da parte di noi progettisti, quello di poter da subito, anche se poi in tempi ristrettissimi, di poterci misurare effettivamente con il progetto stesso, cioè di non fare una scatola vuota. E l'altra particolarità di questo bando era che il fatto di essere legato a non soltanto una parte di intervento strutturale, una parte di acquisizione, di acquisto di strutture, di attrezzature, ma soprattutto un'idea progettuale, cioè il bando chiedeva che cosa volete fare, che cosa avete intenzione di fare, e soprattutto chiedeva garanzie per le cose da fare. Quindi ci troviamo qui oggi,
penso che sia un bellissimo obiettivo, un bellissimo traguardo che abbiamo raggiunto tutti quanti insieme, come Fondazione di Vanio, come Comune di Conversano e naturalmente come Regione Puglia. L'idea quindi di questa giornata era non tanto di fare un varo per la nave o dare il via ai lavori. Ci saranno adesso chi mi seguirà darà un po' di indicazioni sul cronoprogramma in maniera un po' più dettagliata, però era un momento, abbiamo pensato di organizzare questo incontro perché è un momento importante. La Fondazione di Vanio non smetterà le sue attività in questo periodo di lavori e non potrebbe essere altrimenti, e di questo ringraziamo il Comune di Conversano che si è stato molto disponibile nell'individuare le soluzioni alternative. Chi non conosce la Fondazione, la biblioteca della Fondazione, poi avrà modo di visitare gli ambienti, si renderà conto di quanto materiale, di quanto patrimonio culturale esista adesso in Fondazione, di quanto è ancora in divenire. E quindi sarà un'operazione non semplice quella di traslocare gli uffici, gli ambienti, gli scaffali, il patrimonio bibliotecario, il patrimonio archivistico, però come sempre ce la faremo. Io chiamerei qui con me la dirigente dell'area cultura del Comune di Conversano, Stefania Liberini, per iniziare questa giornata. Affronteremo, durante il corso della giornata ci saranno un po' tutti i nostri responsabili di area che illustreranno la particolarità del progetto. Il titolo del progetto che diventa anche la mission della Fondazione è stato quello di dare granai, questo titolo di granai del sapere, e nasce dal luogo stesso in cui noi operiamo, agiamo, che è un monastero benedettino. I monasteri benedettini sono nati, è il primo network europeo, una rete europea, costruiti apposta per creare una connessione tra vari posti d'Europa. E nella nostra attività, nello svolgere della nostra attività, è fondamentale il ruolo geografico della Puglia e naturalmente legata poi alla tradizione secolare di Conversano, di essere un crocevia o comunque un punto di contatto tra l'Europa e il Mediterraneo. Ed è poi quello che effettivamente è la nostra rete di collaborazioni. Penso al network delle riviste culturali europee, Eurozin, che diciamo, comprende soprattutto la parte centrale e nord europea, e penso alla COPEAM, che è la conferenza permanente dell'audiovisivo del Mediterraneo. E questa è anche l'altra particolarità che ha fatto sì poi di immaginare il nostro percorso come una biblioteca di comunità dove non si concentri soltanto sui libri come attività, come patrimonio, ma anche e soprattutto su tutte le altre forme di trasmissione del sapere. E quindi da lì sono nati i granai dei nuovi linguaggi, i granai delle tecnologie, oltre ai granai della comunità. Cioè il nostro obiettivo per i futuri anni è quello di trasmettere alle giovani generazioni un'immensa mole di patrimonio culturale che è fatto di memoria ed è fatto anche di contemporaneità, di analisi di quello che succede nell'attualità. Questi due strumenti insieme servono per disegnare, per costruire il nostro futuro.
A proposito appunto di nuove generazioni, una delle linee sulle quali abbiamo lavorato nelle varie azioni, nei vari segmenti della fondazione, che sono il festival o la formazione, è appunto quella della formazione alla lettura e quella dell'incontro con i giovanissimi, le giovanissime generazioni. E quindi qui mi fermo e cedo la parola a Stefania Librini, che racconterà brevemente questa esperienza con i ragazzi delle scuole inferiori, e soprattutto direi, Stefania, anche il fatto che l'idea che noi abbiamo subito lanciato, il Comune di Conversano, oltre a darci l'autorizzazione, ha pensato anche di presentare un altro progetto che, ahimè, non ha superato la prova, è mancante di alcuni requisiti formali. E però la prima cosa che noi come fondazione abbiamo espresso all'amministrazione comunale appena insediata è stata quella di: per noi la Community Library non è soltanto la biblioteca della Fondazione di Magno, ma è anche la biblioteca civica. E siccome distano soltanto meno di 500 metri, c'è già un contatto, e questo contatto è dato anche nel corso degli anni dal fatto che tramite Lector in Fabula è nata l'esperienza della biblioteca dei bambini, e credo che non si debba finire qui, non debba fermarsi, ma deve essere una relazione sempre più stretta, in modo tale da creare un unico polo e un unico centro di attrazione. Prego, Stefania.